Ciao a tutti e ben ritrovati a un nuovo episodio di Apple Video. Innanzitutto mi scuso se la mia voce è un po' fiocca, ma ormai di questi tempi non prendere almeno qualcosa è un po' strano. Allora, detto proprio questa brevissima introduzione, vediamo l'argomento di oggi. Come vedete siamo ritornati alla nostra Apple TV per riparlare ancora di una delle sue funzioni di cui avevo parlato. Perché siamo ritornati all'Apple TV? Beh, in molti mi avevano chiesto già nell'ultimo video, quindi sulla configurazione di questa Apple TV, di mostrare altre sue funzioni. E quindi, tralasciando momentaneamente macOS, su cui vi assicuro ritorneremo con tanti nuovi episodi, tanti nuovi tutorial, riprendiamo la nostra Apple TV per mostrarvi una delle sue nuove caratteristiche. Questa caratteristica comunque non è solo esclusivamente dell'Apple TV 2G, ma si prende in considerazione anche gli iDevices. I devices in particolare iPad, iPhone 3GS e 4 e iPod Touch, 2G in parte, 3G e 4G. Sto parlando proprio di AirPlay. AirPlay, questa vi assicuro, bellissima funzione, molto fluida e molto bella, che ci permetterà di eseguire lo streaming dei nostri contenuti dell'iPad, dell'iPhone o dell'iPod Touch direttamente sul nostro televisore grazie all'Apple TV 2G. Nel prossimo episodio invece riprenderemo l'argomento dell'Apple TV per parlare di condivisione in famiglia, cioè la visione dei contenuti del nostro Mac direttamente sull'Apple TV. Così da mostrarvi i contenuti più interessanti dell'Apple TV 2G, in modo che possiate a Natale eseguire una scelta più meticolosa di questa Apple TV. Quindi, ritorniamo appunto all'argomento di oggi, AirPlay. AirPlay, vi ho detto che cos'è, e vedremo tra pochissimo come funziona. Prima però di prendere effettivamente in mano questa funzione, possiamo così dire, c'è un'operazione da fare. Sui nostri dispositivi tutto avverrà automaticamente, ma su Apple TV, se volete voi, ci sono alcune configurazioni. Ovviamente affinché AirPlay avvenga in modo ottimale sono necessari alcuni fattori. Innanzitutto sia l'Apple TV sia il vostro iDevice devono essere sulla stessa linea Wi-Fi. Poi dovete aver installato sia sull'Apple TV sia sul vostro iDevice iOS 4.2.1 minimo, perché è proprio da questa versione che AirPlay è stato introdotto. Questi sono i due requisiti necessari e fondamentali affinché possiate godere di un'esperienza AirPlay il più fluidamente e intensamente possibile. Detto ciò, prima di andare nell'area effettiva di prova di AirPlay, vediamo un paio di configurazioni sulla nostra Apple TV 2G. Se avete eseguito tutti gli aggiornamenti necessari e andate nel pannello impostazioni della vostra schermata Apple TV, come questa, noterete una voce fra le ultime in fondo chiamata AirPlay. Questa voce ci permette di aggiungere alcune funzionalità a AirPlay. Se noi la selezioniamo, abbiamo due voci. Una voce, un menu, ci indica se AirPlay è attivo o non. Di default AirPlay è sempre attivato, ma potete anche disattivarlo premendo il tasto centrale del vostro Apple Remote per far apparire la scritta disattivato, in modo che così AirPlay non sia usufruibile. L'altra voce, imposta password, ci permette di impostare una password per aggiungere un'ulteriore sicurezza alla condivisione dei nostri contenuti. Password che dovrà poi essere inserita ogni volta che eseguite il collegamento del vostro iDevice alla vostra Apple TV. Queste sono le due voci che Apple TV ci mette a disposizione proprio perché il bello di AirPlay è già la sua integrità e la sua completezza che ci viene subito fornita da Apple. Detto ciò, ritorniamo al nostro menu e ora siamo pronti per attivare AirPlay. Andiamo nell'area di prova e vediamo come effettivamente funziona. Allora, eccoci qua con il nostro iPad. Le applicazioni contenute nel nostro iPad, ma anche nel nostro iPhone e iPod Touch, che supportano la funzione AirPlay, sono rilevanti. Abbiamo ad esempio video, YouTube,
iTunes, iPod e poi ci sono quelle di terze parti che prossimamente la sfrutteranno. Allora partiamo con l'applicazione video, forse quella che si userà di più con questa funzione. Apriamo l'applicazione video e noi possiamo sfogliare al nostro interno i film contenuti nel nostro iPad. Io in questo caso ne ho due. Ora possiamo tranquillamente avviare la riproduzione di uno di essi come se lo stessimo visionando sul nostro iPad. Poi, se ad esempio vogliamo farlo vedere a un amico o a un gruppo di amici, magari anche sul nostro televisore, l'operazione è davvero molto semplice grazie a Apple TV e AirPlay. Proviamo ad avviare la riproduzione per esempio di questo film, numero 9, molto molto bello. Abbiamo la riproduzione. Mi fermo un attimo. Eccoci qua. Allora, se l'iPad è collegato alla stessa linea Wi-Fi dell'Apple TV, noteremo nei controlli di riproduzione un pulsante nuovo. Questo qua, vedete? Questo qua. Questo qua è proprio il pulsante di AirPlay. Se noi lo selezioniamo, vedete che appare un menu a pop-up. Questo è il menu a pop-up in cui troviamo nell'elenco due dispositivi, il nostro iPad e la nostra Apple TV. Quando vogliamo trasmettere il nostro film sulla nostra Apple TV, basterà selezionare l'output Apple TV, in questo caso Apple TV di Marco, e saremo pronti per visionare il film sulla nostra Apple TV. Come vedete, lo schermo dell'iPad assume questa schermata che ci indica l'attivazione della funzione AirPlay, e quando avviamo la riproduzione, lo schermo sull'iPad rimane sempre con questa schermata, ma sulla nostra televisione, grazie all'Apple TV, abbiamo il nostro film. Vedete? Eccolo qua. E sull'Apple TV, vedete, se vedete la riproduzione, il cursore di riproduzione, vedete che lui va tranquillamente avanti, mentre sul nostro televisore abbiamo il film. Eccoci qua. Se poi vogliamo mettere ad esempio in pausa il film, possiamo usare o l'Apple Remote o anche dall'iPad, visto che usiamo AirPlay, mettere in pausa. Se adesso metto in pausa, vedete il film, vedete il film è andato in pausa. Se poi ad esempio vogliamo andare avanti con la riproduzione, possiamo direttamente dall'iPad prendere il cursore di riproduzione e spostarlo all'interno del nostro filmato. Vedremo i fotogrammi sul nostro iPad. E una volta trovato il punto che desideriamo, basterà ripremere il pulsante play e sul nostro televisore, eccoci qua, al punto che volevamo, il film continuerà la sua riproduzione. Poi se siamo stufati di vedere il film sul nostro televisore, basterà ripremere nuovamente il pulsante AirPlay e selezionare nuovamente il nostro iPad come schermo. Ecco qua che ritorniamo al nostro iPad. In pausa. Questo è AirPlay per quanto riguarda i filmati. Ora vediamo le altre integrazioni. AirPlay funziona infatti anche con le immagini. Se infatti noi apriamo l'applicazione immagini, sia sul nostro iPad, sia sul nostro iPhone, sia sul nostro iPod Touch, e mettiamo a tutto schermo ad esempio un'immagine, così, notiamo nella parte superiore della schermata sempre il pulsante AirPlay. Vedete questo qua. Vedete? Infatti noi lo selezioniamo, possiamo selezionare successivamente lo schermo dell'Apple TV, cioè del nostro televisore qui connesso all'Apple TV. Se selezioniamo e andiamo a vedere sul nostro televisore, ecco qua la nostra immagine. Vedete? Questa qua è la nostra immagine. Noi possiamo poi sfogliare la nostra immagine, così, e istantaneamente sul nostro televisore l'immagine verrà sfogliata. Possiamo sempre andare avanti così, sfogliando, tornando avanti, andando indietro, e istantaneamente l'animazione, questa animazione, verrà mostrata sul televisore per mostrare le immagini da noi volute. Una volta che siamo poi stufi, possiamo ripremere il pulsante AirPlay e riselezionare come schermo il nostro iPad. Così, ecco qua che la nostra Apple TV ci mostrerà la sua solita schermata. Possiamo inoltre eseguire anche lo streaming
della nostra musica, dal nostro iPad al nostro televisore. Questo è tutto molto semplice. Basterà andare nell'applicazione iPod, avviare un brano, ad esempio il primo, eccolo qua, e una volta attivati i controlli di riproduzione, noterete accanto al titolo nella parte superiore il pulsante di AirPlay. Basterà selezionarlo e noterete appunto il vostro iPad e la vostra Apple TV. Questa volta però accanto a essi non ci sarà uno schermo, bensì una cassa. Questo indica lo streaming audio, quello precedente invece lo streaming video e anche audio. Selezionate la vostra Apple TV e quando avviate la musica potrete sentirla dal vostro televisore. Eccoci qua, niente di più semplice. Ovviamente vi ripeto, anche altre applicazioni sfruttano AirPlay, come per esempio YouTube o anche iTunes, ma poi se ne aggiungeranno anche tante altre su App Store. Detto ciò, si conclude l'episodio di oggi su Apple TV, iDevices e AirPlay. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi sia anche stato utile nella scelta futura di un Apple TV o comunque di un iDevice. E io, detto ciò, se non avete poi domande nei vari commenti o per email, vi do appuntamento al prossimo episodio di Apple Video. Ciao a tutti!